Siamo testimoni del cambiamento, giornalmente con la nostra sperimentazione, con i nostri interventi sui social, stiamo traghettando i nostri utenti verso una nuova realtà, verso una post-verità, che è quella che si elabora attraverso gli algoritmi. La nostra funzione è soprattutto quella di mettere in guardia l'utenza dagli algoritmi, dalla emozione non gestita, da tutto quello che è la capacità di ciascuno di interagire al di là e al di fuori di quelle che sono le tecniche di internet. Insomma, il giornalista deve svolgere un ruolo sociale, deve essere garante della verità contro le fake news, ma soprattutto deve essere garante della comprensibilità del messaggio. La post-verità è l'elaborazione della realtà attraverso il filtro degli algoritmi, ma il giornalista, con le sue metodologie, con le sue tecniche, deve garantire alla propria utenza la realtà vera delle cose che racconta. La narrazione quotidiana, quindi, è una missione che va fatta sopra e al di fuori tutto. Le fake news create industrialmente, ma soprattutto il giornalismo copia e incolla, quel giornalismo asettico che pensa soltanto ai like e alla presenza costante sul web, fanno il male della società civile e il male della categoria dei giornalisti. Per questo noi stiamo lanciando come associazione giornalisti radiotelevisivi e telematici la carta di Modica. È una carta deontologica che abbiamo proposto all'Ordine dei giornalisti di Sicilia e che porteremo in Consiglio nazionale dell'Ordine perché mette punti fermi nel rapporto fra giornalismo e web, fra giornalisti e blogger e soprattutto dà indicazioni ai giornalisti su un'etica che non può essere al di fuori dell'attività professionale.